Siamo saliti fino a Sillico, 700 metri sul livello del mare. Il comune è quello di Pieve Fosciana. Questo borgo nasce come castello medievale. Siamo qua per visitare una mostra veramente interessante. Inaugurate due mostre molto interessanti, organizzate dalla locale associazione sportiva Polis del Sillico all'interno di Palazzo Carli. Al primo piano troverete una straordinaria mostra di orologi che racconta l'inesorabile passare del tempo per mezzo di orologi a pendolo, decorativi, sveglie e molto altro ancora, da metà 800 ai giorni nostri. Al secondo piano la mostra di Mohamed Atif, artista marocchino che vive in Francia ma che da tempo frequenta il centro culturale e spiritualità di Fra Benedetto. Per questo ha voluto regalare una sua personale di pittura agli appassionati che in questo periodo potranno visitare la mostra. È lo stesso Fra Benedetto del centro culturale e spiritualità del Sillico a presentarci l'artista. La pittura di Mohamed Atif è un pittore marocchino che è stato e è sempre molto influenzato dalla sua terra, che lui dice la mia madre terra. La terra per lui è l'elemento vitale e ha scelto queste forme di pittura dette astratte, che più esattamente io chiamerei informale, perché non vuole rappresentare una forma precisa, ma piuttosto la forma di un sentimento, di un'emozione. E queste emozioni sono espresse spesso dal solo colore, un colore che è quello delle campagne, dell'interno di queste, diciamo noi, province di El Jadida, che quando viene il crepuscolo prendono queste tinte, queste sfumature dell'arancio che va fino al marrone scuro e al beige, al marrone chiarissimo. Sono quasi parole di amore per la terra, e spesso vediamo pure degli elementi di scrittura araba, la scrittura che permette di avere dei paesaggi quasi mentali, dei paesaggi di sentimenti senza aver bisogno della figura umana. La figura umana già denota di più un carattere, una personalità. Non vuole descrivere la pittura informale, vuole solo suggerire, vuole solo far prendere responsabilità a chi guardi il quadro. Che cosa mi dice? Che cosa sono io con questo quadro? È un dialogo, e credo che in questo senso la pittura di Mohamed riflette ottimamente questa volontà di partecipare, di condividere con le altre un'emozione, un sentimento che porta anche alla riflessione, perché no?
Tanta gente alla inaugurazione, il sindaco Angelini e molti appassionati d'arte e no, tra cui riconosciamo il musicista di fama internazionale Nicolao Valenzi. Sentiamo l'artista Mohamed Atif al microfono di Giuseppe Bini. Come nasce l'idea di portare i tuoi quadri in mostra in Garfagnana al Sillico? Je suis venu à Sillico une fois il y a 3 ans, je crois, et je suis tombé amoureux de ce village, et donc en particulier, en général de la région. Sì, mi sono innamorato di Sillico 3 anni fa quando sono venuto per vedere un amico Omar. Con l'invito di Fra Benedetto ho conosciuto meglio la regione e mi è venuta l'idea di fare una mostra invitata dal mio centro. Le couleurs que j'utilise sont effectivement des couleurs donc chaudes, pour la simple raison que c'est les couleurs un peu de la terre, qui est notre terre nourricière à nous tous, et particulièrement là où je suis né, où les couchers de soleil étaient un peu, surtout l'été, ils baignaient dans une espèce de... Sì, sono i colori della mia terra, questi marroni, questi beige, questi arancio, e particolarmente al crepuscolo, dove diventano onirici. Quand il s'agit d'exprimer quelque chose, et surtout en pratiquant de l'abstrait, c'est évidemment pas évident, en fait. Ça n'est pas évident, dans la mesure où les gens ils ont besoin de repères. Mais mes repères à moi, c'est se sent vraiment... Sì, non è evidente di poter comunicare direttamente, in informale, a chi guarda il quadro. Ma quello che ricerco è di esprimere i miei sentimenti, le mie emozioni, le mie sensazioni, pensando che chi guarda anche là potrà forse sentire altre cose, ma sentire qualcosa, ed è la comunicazione, io aggiungerei la comunicazione umana. Due mostre qui a Palazzo Carli a Sillico, ci racconta chi le organizza e quando è possibile venire a visitarle. Allora, le mostre sono organizzate dall'associazione nel paese che si chiama Polis Sillico. È possibile visitarle il sabato e la domenica con i seguenti orari: il sabato pomeriggio dalle 17 alle 19, la domenica mattina dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Possiamo dare qualche altra informazione sulle mostre nello specifico che sono allestite in questo momento? Quindi la mostra di pittura è in essere fino a quando? La mostra di pittura, che si trova al secondo piano, fino al 14 di luglio è possibile visitarla a questi orari che ho appena detto. Mentre per la mostra degli orologi? La mostra degli orologi, gli orari sono gli stessi, però va a finire il 6 di gennaio del 2014. Per desiderio dell'artista le opere sono in vendita a prezzi molto accessibili, perché è suo desiderio lasciare un segno tangibile della mostra, un po' come lasciare una firma del suo passaggio. Vi ricordiamo inoltre che la mostra è visitabile anche nei giorni feriali. Basterà contattare il custode Mauro al numero che vedete in sovraimpressione.